Siamo quasi vicini alla consegna di ben 4 cantieri. Il primo che inaugureremo sarà proprio la nuova pavimentazione del Gugul, giovedì 23 alle ore 15:30. Vi aspettiamo. Non sarà una vera inaugurazione perché l'opera magari non è neanche un'opera di carattere straordinario in termini di lavori, ma ha un valore assoluto. Ha un valore perché sarà una vera benedizione. Successivamente a questo, il secondo spazio che andremo appunto a riaprire sarà, come vedete alle mie spalle, mi trovo qui in Piazzale Rosselli, dove per il momento abbiamo aperto un primo stralcio funzionale dei lavori, dove in questo momento ancora mancano tutta l'installazione dei punti luce, ma per installazione vuol dire che il sottoservizio è già creato, quindi manca fisicamente l'elemento che arriverà a giorni, e si sta lavorando sulla seconda parte. Per l'Immacolata, a metà dicembre, diciamo che anche questo spazio tornerà ad essere disponibile per quanto riguarda la fruizione da parte della città, una prima parte dei lavori di Viale Battisti, perché conseguentemente a questo sono già partiti invece anche i lavori nei controviali di rifacimento di quella che è la pavimentazione, parcheggi, arredi, verdi, illuminazione e tanto altro. Il terzo cantiere, che si concluderà entro appunto l'anno del 2023, sarà tutta l'intervento di moderazione del traffico per quanto riguarda Sant'Orso, dopodiché termineremo con gli asfalti. A seguire, il primo cantiere di gennaio 2024 sarà Piazza Marcolini. Quest'oggi proprio sono arrivati i nuovi selci, che da lunedì verranno messi in posa prima in via Apolloni, poi in via dei Borgogelli, via Malvezzi e infine sulla piazza. Sulla piazza, dove già stiamo facendo degli interventi importanti rispetto alla posa delle cordellature, e successivamente verrà anche colata tutta la fontana, che all'interno conterrà la stele che i ragazzi del liceo artistico Apolloni hanno restaurato con l'aiuto di professionisti, e proprio per dare un legame a quel luogo anche rispetto al palazzo Marcolini che gli è di fronte e che oggi viene utilizzato dalle scuole.